Buonasera. Iniziamo dunque questo quarto incontro con questa quarta meditazione sull'arte, su temi dell'estetica, sulla musica, e la iniziamo, adesso c'era molto brusio, comunque in sala né era stato annunciato un ascolto particolare. Quello che si sentiva prima che io iniziassi erano le note di una suite filosofica, intitolata Cose dell'altro mondo, composta dal nostro ospite, filosofo e musicista nello stesso tempo, è un misto di voci filosofiche, suoni e arrangiamenti e così via. Ma insomma, tanto per dare un assaggio della singolarità del nostro ospite, appunto, come dicevo, un musicista, è un apprezzato jazzista, si è formato con Giorgio Gaslini, ha suonato con Rava e con queste persone continua ad avere rapporti, ha un suo complesso, un suo gruppo musicale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma soprattutto è un filosofo a tutto tondo, nel senso un filosofo, come si dice, tuttora teoretico, uno che si pone dei problemi e li sonda più che da un punto di vista storico, dal punto di vista proprio della loro essenza specificamente problematica, filosofica. Parlando di musica, questo può risultare assolutamente calzante, non solo perché Massimo Donà è l'autore di una filosofia della musica, ma in generale c'è una lunga tradizione di riflessione da parte dei filosofi intorno alla musica. Parte dal mondo antico e arriva fino all'oggi, appunto, diciamo, almeno per il nostro paese, proprio con Massimo Donà. Molti di voi, o alcuni di voi, più che molti di voi, non c'erano negli incontri precedenti, ma insomma, diciamo che quello sulle estetiche del disgusto di Paolo Fabbri, l'incontro successivo con Ermanno Cavazzoni e forse anche quello con Umberto Curi ci hanno fornito alcuni lampi su questioni di estetica e forse sui limiti delle forme estetiche, sui limiti della rottura della comprensibilità. Ecco. E da questo punto di vista, cioè il dissidio tra comprensione e forma artistica, di questo ci aveva già parlato in qualche modo è stato già nostro ospite Massimo Donà un paio di anni fa in una sera dove ci aveva intrattenuto sul tema, su questo artista morto da diversi anni, Joseph Beuys, in un ciclo poi tra l'altro dedicato al tema della natura. Beuys è anche egli un personaggio alquanto eccentrico, giudicato però una figura fondamentale nella storia dell'arte del secondo Novecento, uno potrebbe dire che è la sua vicenda personale che ha determinato certe forme di espressione artistica. Era un pilota della Luftwaffe che fu abbattuto, si salvò miracolosamente, emerse dal terriccio in cui fu precipitato col suo apparecchio e da quel momento, o forse c'era qualcosa prima, cominciò a percorrere nuove vie dell'arte con diciamo il tentativo di legare l'espressione artistica a temi terragni. Ma insomma, di questo, se qualcuno vuole riprendere questo tema, che è comunque un tema interessante per quello che riguarda la storia dell'arte nel secondo Novecento, lo può consultare questa,
questa conferenza nel nostro archivio, che è disponibile in Cineteca. Dicevo della storia della filosofia, beh, va bene, forse ci sono due grandi correnti quando si parla di musica, forse la più sottile, la più astratta delle arti, potremmo dire la più metafisica, nel senso di metatafisica, oltre le cose della natura. Direi che forse una delle linee è questa, quella che, per la quale la musica è in qualche modo l'espressione di è una forma quasi di rivelazione o di contatto con ciò che è di più astratto o di metafisico si può concepire. Si pensi ai pitagorici, al tema dell'armonia, a Platone, invece con un'altra linea, ma è una linea che poi prosegue in epoca moderna, con Hegel, e poi ce n'è un'altra, forse più, come dire, illuministica, per cui la musica è vista più come un gioco di espressione. Forse c'è già questo tema in Aristotele e viene ripreso da Kant, e soprattutto forse nelle teorizzazioni di musicisti e non musicisti, sempre dagli anni 20 in avanti, quando appunto Schoenberg, parlando di tonalità, eccetera, spiega il senso di questo tentativo limite dell'espressione musicale, di andare oltre l'armonia, ma senza poi distaccarsi del tutto. Poi noi in Italia abbiamo avuto dei musicisti di grande rilievo, quindi come Luciano Berio, che certo è andato molto oltre le forme della percezione consueta della musica, senza dimenticare peraltro la tradizione classica della musica. Lui rielaborava Boccherini, uno non penserebbe che di associare Berio a Boccherini. Oppure, ecco, altre forme, pensiamo a Luigi Nono. Comunque siamo sempre di fronte a espressioni e a esperienze limite. Ed è questo, credo, uno degli argomenti della riflessione filosofica sulla musica, se e come sia possibile che queste esperienze limite abbiano una loro giustificazione nel campo della godibilità estetica, perché qui forse questa è messa in discussione. Quando parliamo di limiti dell'estetica ci riferiamo a questo. Dicevo di Massimo Donà, filosofo a pieno titolo, si forma nell'ambiente di Emanuele Severino, di Massimo Cacciari, con i quali intrattiene, ha sempre intrattenuto grandi rapporti, diciamo, di pensiero e anche di esperienze di vita. Ha insegnato all'Accademia di Belle Arti di Venezia Estetica, e da qualche anno è ordinario di filosofia nella facoltà di filosofia San Raffaele. La sua lista, voi avete qualche libricino, riporta alcuni titoli, ma la lista delle sue principali pubblicazioni spazia appunto tra l'arte e la filosofia in senso forte. Aggiungo, cosa che non è menzionata nel libretto, aggiungo due opere, oltre la filosofia della musica, tra le più recenti, che aprono un po' questa dimensione, io la definirei metafisica, ecco. Sono due opere sempre del 2006, uno è Il mistero dell'esistere, arte, verità e significanza nella riflessione teorica di René Magritte, e soprattutto Il volto di Dio, la carne dell'uomo, con un CD che è il risultato di una conversazione. Ma così mi ha anticipato il professor Donà, che sta lavorando a un'opera molto
molto solida, un sistema filosofico imperniato sulla nozione di tempo. Quanto alla sua diciamo vocazione musicale in senso proprio, in prima persona ne ho accennato, è peraltro un non solo musicista in senso lato, ma anche un ottimo esecutore, un trombettista, e comunque speriamo di poterlo avere con noi, ecco, in un'altra sede, magari in un altro contesto, non del tutto a filosofico, ma insomma con la musica. Passo subito la parola a Massimo Donà, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie. Grazie all'amico De Bella, a tutti voi che così numerosi avete, come dire, scelto il sole intellegibile, preferendolo al sole fisico, sensibile, che brilla fuori di questa sala, e quindi spero di non farvi pentire di questa scelta. D'altro canto, torno con piacere perché ero già stato, appunto, come già diceva, qui. E questa volta però affrontando un tema più specifico che riguarda sì l'arte evidentemente, ma una forma d'arte qual è appunto la musica, che è vero, ha detto bene Di Bella prima, è una delle questioni che la filosofia ha sempre affrontato con molta responsabilità. Potremmo addirittura azzardare questo, che la filosofia nasce in fondo come musica. Socrate riceve in sogno l'invito a fare musiche. Su questa espressione sono scritti fiumi di parole, come sempre. Perché? Perché cosa intendeva Socrate, Platone, parlando di musiche? Socrate pare suonasse il flauto, che fosse un incantatore, oltre che con le parole, anche con i suoni. Ma chissà se in quel passo ci si riferiva al Socrate musicista o, come i più dicono, sostengono, a un'idea musicale della filosofia. Forse perché per Platone la vera musica è la filosofia. Ma capite che qui le questioni si complicano, perché se la vera musica è la filosofia, bisognerebbe capire innanzitutto cos'è musica per poter dire questo. Beh, comunque già da questo si capisce, se non altro, che la filosofia nasce, come dire, confusa con la musica, confusa in senso letterale. Ma il mito trova nella espressione musicale una delle più grandi metafore. Pensiamo a Dioniso, i cui riti erano, anzi, i riti dedicati a Dioniso erano imperniati sul momento musicale, meglio, sul ritmos. La quintessenza del rito dionisiaco pare fosse di tipo ritmico-musicale. Ma in un altro dei miti più famosi, dei personaggi del mito più noti, la musica acquista già un significato enigmatico e proprio perciò essenziale. Orfeo. Pensiamo a Orfeo così, brevissimamente. Tutti sappiamo la storia di Orfeo e Euridice. Sappiamo che Orfeo, grande cantore, capace di incantare, in senso letterale, no? Tutti gli esistenti, dalla pietra alla pianta all'animale, e di addirittura incantare i guardiani dell'Ade, convincendoli
tramite il proprio canto, a dare un'ultima chance per recuperare Euridice. Ma come tutti sappiamo, si volta indietro e la perde. Il canto che aveva, come dire, persuaso gli dèi a farlo discendere per riportare in vita Euridice, non gli consente di evitare la condanna definitiva. La perde. E che fa Orfeo? Dopo aver perso l'amatissima Euridice, si ritira solitario e canta. E canta. Canta ancora una volta, come dire, convincendo, incantando tutto ciò che gli sta intorno, la natura, la fisis. Rifiuta le offerte generose. Di altre donne, perché non può sostituire Euridice, e scatena quindi l'orgoglio ferito delle donne che lo sbranano, lo fanno a pezzi per essere state rifiutate. E fatto a pezzi Orfeo, anzi la sua testa mozzata, come dire, galleggiando sul fiume Ebro, continua a cantare. Interessante questo. La testa mozzata che, come dire, navigando lungo il fiume, continua a cantare. Già questo semplicissimo racconto non può non far pensare a che cosa? Al fatto che, capite bene, è, come dire, immediato, il canto non viene, come dire, impedito dalla lacerazione dell'individuo Orfeo. Viene fatto a pezzi, appunto, no? Le sue membra sono separate ormai, definitivamente separate, non c'è più l'unità del suo corpo, ma il canto continua indifferente a questa lacerazione, a questa ferita, a questa divisione definitiva, a questa rottura dell'unità. Questo significa, no? Il corpo di Orfeo è stato fatto a pezzi, cioè la sua unità si è rotta definitivamente, e però il canto continua. Non patisce Orfeo, il canto di Orfeo, questa divisione. Quindi evidentemente è evidente, al di là dei mille significati che possiamo dare a queste vicende, a questi racconti, è evidente che nella voce canora di Orfeo vive una forza che supera ogni divisione. È più forte di ogni divisione se continua a cantare. Orfeo rappresenta colui il quale, dicevo, attraverso il canto tende a costituire una sinfonia tra tutte le cose del cosmo, a, come dire, ricomporre continuamente attraverso il canto un'armonia che di volta in volta potrebbe apparire anche corrotta, imperfetta. L'armonia del cosmos a noi appare sempre corrotta, mancante, deficiente. E il canto di Orfeo, come dire, compone queste deficienze, questi scarti, li ricompone continuamente, li fa cantare e suonare sinfonicamente tutti insieme. Orfeo rappresenta
attraverso il suo canto, una necessità di mediazione, di relazione tra il mondo dell'aldilà e il mondo dell'aldiquà, scende nell'Ade. Il canto gli consente, dicevo prima, di convincere gli dèi, quindi a superare il limite del proprio mondo, scende nell'altro mondo. Canto che, come dire, mette in relazione il mondo dell'affinitezza, il nostro mondo, e il suo al di là. Ma quale altra divinità, per definizione, custodisce proprio questo luogo di passaggio? Hermes. In Hermes, così come viene raccontata la sua vicenda dagli inni, ci mostra ancora una volta un ruolo decisivo della musica. Hermes era un ladro di bestiame, però era anche una figura che rappresentava proprio la custodia dei luoghi di passaggio. Da Hermes deriva ermeneutica. E quindi questo luogo di passaggio, che è passaggio da questo mondo all'altro mondo, il passaggio da una stagione all'altra. Hermes custodiva gli incroci nelle vie, luoghi di incrocio, di passaggio. La porta della casa, luogo di passaggio dall'interno all'esterno. Hermes ruba il bestiame ad Apollo. Apollo, quello che Nietzsche definisce il dio della forma, del nomos, della legge, dell'ordine cosmico, dovrebbe punirlo. Scopre, come dire, questo peccato di Hermes, ma cosa succede? Anche qui la musica, vedete già nel mito, che ruolo decisivo. Ascolta cantare Hermes e rimane anche lui incantato. E cosa fa Apollo? Rinuncia a punire Hermes, gli perdona tutto ad una condizione. Lo prega, lo supplica di insegnargli la sua tecne musicale. Vuole imparare a riprodurre anche lui quei suoni così sconvolgenti, così persuasivi, al di là di ogni dimensione semantica. Immediatamente persuasivi, perché non è convinto da un significato Apollo, ma da suoni irresistibili, da una armonia irresistibile, e quindi gli perdona tutto purché gli insegni a suonare. Il perdono, questo altro grande tema, la musica che fa perdonare. Ma qui capite bene che non è una questioncina, che significa che il potere della musica è tale da rendere totalmente inefficace qualsiasi principio di giustizia retributiva. Non c'è colpa e pena. In modo totalmente ingiustificato, irrazionale, Apollo perdona. Non c'è ragione, perché secondo giustizia Hermes avrebbe dovuto essere punito. Ma la potenza della musica è tale da mettere in questione lo stesso principio di giustizia. E il perdono cos'è se non una radicale messa in questione del principio di giustizia, del nomos terreno? Tutta la grande teologia
cristiana, ha lavorato, come sappiamo, sul tema del perdono. Gesù diventa più volte l'emblema del perdono, di un perdono gratuito, e cioè ingiustificato. Non c'è una ragione per cui si perdona. Perché se c'è una ragione non è un perdono. Se c'è un motivo che giustifica, se ci fosse un motivo capace di giustificare il perdono, non potremmo più chiamare perdono il perdono. Invece il perdono è gratuito, cioè senza ragioni. E chi rende possibile nel mito greco questo perdono è la musica. Quindi capite che la musica allude a qualcosa di assai più potente del nomos, della legge. Anzi, non solo assai più potente, qualcosa che destituisce nel profondo la legge stessa, la rovescia, la rende totalmente impotente. Quindi la musica nasce così, nasce come una questione inquietante, filosoficamente inquietante, perché Dioniso, tutti lo sappiamo, è la divinità per definizione inquietante, che muove le menadi a, appunto, mettere in questione il nomos della polis. Dioniso è colui il quale persuade il genere femminile a ribellarsi ad un ruolo costituito, precostituito dalla polis. Vanno sulle colline e praticano i loro riti orgiastici, comunque fondati su una ricerca di ebbrezza, di sfondamento di ogni confine, di ogni limite. Questo è Dioniso. Questo Dio viene, come dire, ricordato dalla musica. Viene portato alla presenza dalla musica. Orfeo, abbiamo detto, tramite il canto, la musica, supera qualsiasi, ho detto, separazione, divisione, cioè qualsiasi giudizio. Cos'è il giudizio filosofico? Giudizio, Kant, no? Giudizio è, ci insegnava Kant, determinante, il giudizio conoscitivo della conoscenza, il logos, è tale nella misura in cui divide, distingue il bene dal male, il vero dal falso. Il logos è questo, capacità di dividere, di distinguere gli opposti. Se Orfeo vince ogni divisione tramite il canto, significa che mette in questione, non così in senso generale, generico, la potenza della divisione, mette in questione ciò che della divisione, dell'atto definitorio, è la massima espressione, il giudizio, il logos. Hermes, attraverso il canto e la musica, rende possibile un perdono altrettanto devastante rispetto al nomos, alla legge, al logos. Così nasce la musica nella nostra civiltà. Ma, come sappiamo tutti, è stato bene ricordato prima, la musica occupa non solo il mito, alcune figure centrali del mito greco, ma occupa, e con un ruolo fondamentale, anche i primi vagiti della filosofia. Si è ricordato opportunamente Pitagora. Adesso, senza fare qui il riassuntino delle teorie pitagoriche, che ricordiamo solo questo, che per Pitagora aver individuato nella musica, nella armonia musicale, il principio di tutto, in sostanza ha perciò stesso individuato Pitagora e il pitagorismo
Il principio in che cosa? Vediamo un po'. Ancora una volta, in quel ritmo dell'esistere che esprime nient'altro che la trascrizione matematica della relazione. Cos'è il ritmo? Uno ci pensa, il ritmo, sì, la musica, balliamo, ma cos'è il ritmo? Non è altro che, come dire, una trascrizione secondo numeri di rapporti. Non c'è ritmo se non c'è un rapporto tra il battere e il levare, per chi sa qualcosa di musica, tra il prima e il poi, tra l'alto e il basso, forte e piano. Ritmo è questo. È una forma di rapporto. E Pitagora comprende in sostanza che il principio di tutto è, come dire, trascrivibile in una forma musicale nella misura in cui è trascrivibile attraverso la trascrizione del ritmo cosmico. Come avrebbe poi precisato Aristotele, ricordando le dottrine pitagoriche, la musica di cui parla Pitagora, sì, è una musica metafisica, ma non è metafisica perché così. È metafisica, sottolinea giustamente Aristotele, per il semplice fatto che fisicamente non la udiamo, ma non perché sia in sé inudibile o di altra natura. Non la udiamo perché non sperimentiamo il prima rispetto a questa musica cosmica. Noi nasciamo in questa musica cosmica e in realtà il suono, come precisa Aristotele, è udibile solo laddove si sia in grado di sperimentare il passaggio dal silenzio al suono. Se noi nasciamo nella musica, non la sentiamo. Noi avvertiamo le musiche che ascoltiamo perché avvertiamo il passaggio dal silenzio alla musica. Laddove ci si trovi invece in una dimensione di cui non abbiamo sperimentato l'incipit, la musica diventa perciò stessa inudibile. Anche se qualcuno dice che Pitagora, solo lui, riuscisse ad avvertire questa armonia delle sfere, il suono. Ma è chiaro che la sua metafisicità è una metafisicità, come dire, costitutiva rispetto alla nostra situazione. Perché noi, ripeto, siamo da sempre in questa musica, perciò non possiamo sentirla. Ma il cosmo tutto suona di un proprio ritmos. E per Pitagora il ritmo era, come dicevo prima, non solo l'espressione matematizzata, matematizzabile, di un rapporto in senso generale generico, di un rapporto che è sempre rapporto innanzitutto tra opposti, e innanzitutto tra quegli opposti che sono il finito e l'infinito, che sono, potremmo usare il linguaggio di Nietzsche, il dionisiaco e l'apollineo, che però, come Nietzsche ci ricorda sempre, noi percepiamo solo in una forma apollinea, perché il dionisiaco, cioè l'infinito, cioè l'indeterminato, l'aperon di Anassimandro, nella misura in cui viene percepito in opposizione al limite, capite bene, si fa esso stesso finito, determinato.
Quindi noi alla fine il rapporto dionisiaco e apollinio lo percepiamo, lo comprendiamo solo in forma apollinea. Ma la musica cosmica è la musica di che cosa? Della totalità, di tutto ciò che esiste. Ed è chiaro che la forma attraverso cui noi percepiamo, comprendiamo la totalità, come è facile capire, è una forma parziale. Noi contrapponiamo la totalità alla parte, ma in questo modo parzializziamo la totalità. Ecco in che senso, altro senso, in cui la musica cosmica è strutturalmente inudibile, perché si mostra, si manifesta solo nelle forme parziali di una musica che si distingue dal silenzio, laddove la musica della totalità è quella musica dionisiaca che non può che manifestarsi appunto in forma apollinea, cioè nelle musiche. La musica è sempre nelle musiche determinate, diverse, che riusciamo a riconoscere. Ma questo discorso ci consente di cominciare a sviluppare qualche piccola riflessione che ci dovrebbe aiutare ad intendere, in modo evidentemente molto così affrettato, ma alcune delle linee fondamentali che percorreranno la vicenda occidentale in rapporto alla musica. Perché in questi inizi di cui ho brevemente parlato, evidentemente si decide tutto il percorso che poi si sarebbe sviluppato. Perché? Perché avete capito bene da queste cose poche che ho accennato, che il problema della musica è il problema del manifestarsi di qualcosa che sta, come dire, a fondamento di ogni ordine, di ogni cosmos, vuol dire ordine, no? Di ogni parte. Ma che determina, come dire, una costitutiva ambiguità in relazione alla parte stessa, sta a fondamento della parte, ma in quanto fondamento di un'esperienza comunque parziale e finita, dice, vedremo subito, una ambiguità costitutiva che pulsa in ogni parte. E le musiche che noi riconosciamo, cosa fanno? Vedremo subito, se non liberare questo fondamento della parte, questa musica pitagoricamente cosmica, la musica della totalità, l'unità che fonda ogni armonia, l'unità del tutto, no? Cosa fa la musica se non liberare, provate a pensarci, le parti, cioè le cose che noi riusciamo a riconoscere, gli oggetti, le persone, le cose tutte, liberarle, liberando il loro fondo, diciamo pure dionisiaco. Ma anche qui cerchiamo di essere un po' più concreti, se no rimangono discorsi che sembrano campati per aria. E già nei pitagorici, la riflessione antica, Platone, tutti, appare chiarissimo questo, che per fare musica bisogna
diciamolo in forma semplice, muovere le cose. La cosa di per sé non fa musica se non è mossa. Anche lo strumento, che per definizione serve a fare musica, la chitarra, il pianoforte, la tromba, se non viene mosso, non fa musica. La tromba messa lì, non è che la mia tromba a casa suona da sola, no? Bisogna in qualche modo attivare un movimento. La chitarra non suona da sola. E già gli antichi capivano che gli oggetti sfregati, mossi, producono musica, e solo in quanto messi in movimento possono produrre musica. È come se la musica, per l'appunto, liberasse l'oggetto da quella staticità, fissità, afona, nel cui orizzonte noi facciamo esperienza quasi sempre delle cose. Noi percepiamo gli oggetti, anzi, li comprendiamo, li intendiamo inevitabilmente. Questa è una struttura imprescindibile del nostro conoscere, del logos. Come li comprendiamo? Fin da piccoli. Attraverso delle definizioni. Ci insegnano cos'è una casa. Definiamo cos'è una casa. Cioè, riduciamo, direbbe Platone, la casa all'eidos, che guarda caso è una realtà immutabile, ferma, al contrario delle cose che invece si muovono, divengono. Noi pensiamo di aver colto la verità quando abbiamo ridotto la cosa ad una definizione fissa, ultimativa, quando abbiamo, come dire, pietrificato la cosa. Noi ci rapportiamo con gli amici, con le persone, chiamandoli ogni giorno con lo stesso nome, a meno che non ci sia sopraggiunto qualche problema psichico. Però io vedo lui, ogni volta lo riconosco, però lui non è mai uguale a sé, evidentemente. Nessuno è uguale a sé, mai. Però noi non è che ci confondiamo, sbagliamo i nomi, più o meno ci riconosciamo, perché siamo in grado di definire, di ridurre queste realtà in movimento a dei concetti, a delle identità. Ecco, ma è come se già gli antichi filosofi comprendessero che questa fissità in realtà custodisce nel proprio profondo, nel proprio cuore più intimo, una dynamis, una potenza dinamica che la musica riesce a far risuonare. È come se la musica, come dire, liberasse le cose dalla loro, per usare il gergo platonico, dalla loro eideticità, cioè dal loro essere idee per noi, concetti. Le rifacesse vivere, ma non così, perché la musica è vitale, così, non è questo. Le fa vivere nella misura in cui, come dire, consente a queste cose pietrificate con cui noi ci rapportiamo ogni giorno, e se non facessimo così non potremmo neppure vivere, voglio dire, non potremmo riconoscerci, non potremmo, quindi non è che sia qualcosa da evitare, però capiamo di cosa si tratta. Noi conosciamo, ci rapportiamo alle cose solo nelle misure in cui le mortifichiamo, le pietrifichiamo. La musica è come se riuscisse a rimettere in moto quella forma definita, cioè parziale, e riuscisse a, diciamolo pure così, a fare in modo che quella cosa non si acquieti nella propria fissità, non
rimanga appagata della propria definizione, ma si neghi continuamente, si metta in moto, cioè rispetto ad ogni sua possibile definizione sia in grado di dire no a questa definizione, di metterla in moto. Ma dire no a questa definizione significa, ecco, inscrivere la cosa fissata, l'idolo della cosa, inscriverlo in una prospettiva a partire dalla quale noi in quella cosa riusciamo a rivedere l'armonia delle sfere, cioè la totalità, senza fare di questa totalità un altro rispetto alla cosa stessa. Perché abbiamo detto che se facciamo del tutto un'altra cosa, lo falsifichiamo. La musica, ecco, è come se fossi in grado di evitare questo peccato mortale, cioè di farci fare della totalità un'altra parte. La musica, come dire, è la possibilità da parte di una cosa di suonare, suonare, di risuonare in sé l'armonia di quella totalità inoggettivabile, inudibile, che però si fa udire nelle cose grazie alla musica. Ma attenzione, questo significa che, in sostanza, la musica occidentale, la musica cosiddetta colta, classica, nasce e si sviluppa, qui vado per sintesi estreme, che poi, vabbè, e va, allora, si sviluppa, nasce e si sviluppa intorno a questa questione. La musica è il tentativo essenziale, ineludibile, per ogni filosofo, capite allora? Questo, la filosofia nella musica, non è così. Ogni filosofo dovrebbe riuscire a vedere questo ruolo fondamentale della musica. Tentativo di scrivere, disegnare, che cosa? Questa verità. La verità che ci consente di riflettere le cose parziali e finite che incontriamo nella vita sullo sfondo dell'incondizionata totalità. Disegnare questo rapporto. E prendiamo un esempio, perché non posso certo fare qua un seminario di 2 ore. Ma non è un caso che Glenn Gould, grande pianista, grande interprete di Bach, non solo, ha scritto cose bellissime, tra l'altro, Glenn Gould, grande pensatore, oltre che musicista, scrive che la musica di Bach, annota questo, non contiene indicazioni né di tempo né di dinamiche. La musica di Bach, dice sempre Glenn Gould, manifesta un'idea di perpetuità che simboleggia il rifiuto dell'impulso generativo. Cosa vuol dire questa roba? E poi precisa. La musica di Bach sembra in grado di manifestare la più vera e nascosta natura, dice Glenn Gould, non Kant, non Hegel, che di musica poco capivano, ma un musicista. Purtroppo i filosofi spesso non capiscono nulla di musica, come accade anche per l'arte, parlano di arte e non sanno cosa sia l'arte. Adorno scrive delle bestialità sul jazz,
sul rapporto Stravinsky-Schember. Bisogna dirle onestamente queste cose, no? I filosofi, purtroppo, pur avvertendo che nella musica c'è qualcosa di importantissimo, dicono delle bestialità. Glenn Gould, che è un musicista, ma quindi un vero filosofo, dice: nella musica di Bach si manifesta la più nascosta natura e più vera del particolarissimo vincolo che unisce la parte al tutto. Cosa ho detto adesso? Ma no così, perché dice lui. Questo, la musica di Bach è una musica, adesso faccio breve, circolare. È una delle prime grandi manifestazioni della musica occidentale, certo. So che c'è altro, ma insomma, prendiamo un esempio paradigmatico. È una musica, ci dice sempre Glenn Gould, che non cito più, ma vi racconto, è una musica che è in grado di mostrare la potenza diversiva della variazione senza mai mettere in questione l'unità. Nella musica di Bach, se l'ascoltate dopo questa conferenza, magari non succede niente, ma provate, è evidentissimo questo, che l'identità che sorregge i percorsi contrappuntistici infiniti della composizione, senza che mai questa unità venga, come dire, astrattamente determinata. È un'unità, per dire così, che non teme la differenza, ma trionfa nel trionfo delle differenze. È un'unità che sa mantenere la propria indeterminatezza, sa essere vera voce di quella totalità che dicevo prima. Non dà volto all'unità. L'arte della fuga è la fuga, e la fuga è ciò di cui l'identità che Bach riesce a far suonare è quella fuga di cui l'identità ha bisogno per essere tale, di cui non ha timore l'identità, delle infinite fughe che, come dire, il percorso che è sempre in uno armonico e melodico, che nelle parti diverse che si muovono contrappuntisticamente, non c'è differenza astratta tra armonia e melodia. Ogni elemento tematico di ognuna delle parti in gioco si compone in immediata armonia con le altre voci. Non c'è l'accompagnamento, l'armonia e il canto e la melodia. Canto e armonia sono la stessa cosa. Ma qui sarebbe più lungo il discorso, ovviamente. E per Bach questa musica era la più alta forma di preghiera. Il Dio che lui ha in mente è un Dio espressione di questo rapporto impossibile, contraddittorio, ma vero, tra identità e molteplicità. È un'idea platonico-pitagorica questa, che per Platone già, come dice molto bene Platone nel Timeo, lo cito a memoria, dice: questo cosmos, quindi la totalità, è la cosa più bella di tutte. Non c'è opera di artista che possa eguagliare il cosmos. Perché? Per un motivo, diceva Platone. Perché è fondato questo cosmos sul più bello di tutti i legami. Qual è il più bello di tutti i legami per Platone? Lo dice. Quel legame tale per cui le cose legate, tra parentesi, i diversi, le cose legate, e il loro legame, tra parentesi, l'identità,
sono la stessa cosa. Vedete? Qui non c'è una distinzione astratta tra l'unità del tutto e i diversi in cui l'unità si manifesta. Questo è Platone, ma questo si manifesta, come dire, trionfalmente nella musica di Bach. Ma allora capite che poi tutto il percorso che va da Bach a Mozart a Beethoven, che vi devo, che volevo parlare un po' del jazz, a dire la verità, e tutto questo percorso diventa un percorso che esprime il disperato tentativo che rimane tale sino a Iberio, ai Nono, da te citati prima, e detto nella forma sempre più esplicita che questi signori, come dire, hanno saputo esprimere, tentativo disperato, ripeto, da Bach a Luigi Nono, di, come dire, disegnare questo rapporto, di scrivere questo rapporto. Di dare forma a questo rapporto. In sostanza, e questo, ripeto, viene detto nella maniera più esplosiva negli autori del Novecento, la musica da ultimo vorrebbe, nella musica colta, classica, i musicisti lo dicono, noi filosofi, i musicisti che sanno quel che fanno, vorrebbe da ultimo poter eliminare una cosa, che è l'inciampo fondamentale, l'ostacolo fondamentale rispetto a questo proposito, di disegnare questo rapporto, è il tempo. I musicisti classici, ma da Bach a Beethoven, che lo dice in modo chiarissimo, Mozart lo dice benissimo, dice che la vera musica, Mozart diceva, è quella che io vedo prima di scriverla e di suonarla. Io la vedo tutta insieme, purtroppo la devo eseguire nota per nota, secondo l'ordine del tempo. Ma la vera musica è quella che io vedo tutta simultaneamente. E anche Berio, e anche Nono, ma anche Kay, cioè potremmo andare avanti, in modi diversi, che non stiamo qui adesso, c'è il tempo, ma tutti insistono. Il Prometeo, l'ultima grande opera di Luigi Nono, che io ho avuto la fortuna di ascoltare in prima a Venezia, ero giovane, ma l'opera fatta insieme con Massimo Cacciari, con Vedova, no? Nono, nei dialoghi con Massimo Cacciari, con loro, lo diceva chiarissimamente. Gli voleva, come dire, creare uno spazio sonoro, liberando la musica dalla maledizione del tempo, che è ciò che rende impossibile quel disegno. E quindi faccio un salto rocambolesco. Se questo è l'utopia che muove tutta la grande musica classica, questo è ciò che viene totalmente messo in questione dalla musica jazz. Altro grande fenomeno e orizzonte musicale totalmente nuovo che occupa un posto centrale nel Novecento, che tutti i filosofi che parlano di musica non conoscono. Nessuno parla del jazz. Non basta parlare come fa Yankelevich, altro grande filosofo del Novecento, che parla di musica, cose molto belle, la musica è l'ineffabile, libri che poi si trovano in italiano. Però parlano anche dell'improvvisazione, sì. Ma il jazz non è improvvisazione, anche il musicista classico improvvisava, non è questo il punto. Non è la variazione sul tema. Il jazz, io credo, sposta la prospettiva rovesciandola radicalmente. Non è uno spostamento, è un rovesciamento. Anche qui, se andassimo a vedere, non c'è il tempo, ma tutte le grandi testimonianze dei jazzisti che hanno fatto la storia del jazz. E noi scopriamo questo, che il jazzista, al contrario del musicista classico, moderno, contemporaneo, quello che volete voi, non teme il tempo, ma si affida totalmente al tempo. Totalmente, il tempo è la sua dimensione.
perché il jazzista, da Charlie Parker, John Coltrane, a Miles Davis, di cui poi ascolteremo qualcosa, perché si affida al tempo perché? Ma perché semplicemente individua in una certa esperienza della temporalità la forma più adeguata di esperienza di quel rapporto di cui parlavo prima, che nessuna spazializzazione potrà mai realizzare ed incarnare. Perché se qualcosa si è capito di quanto ho detto finora, un'altra conseguenza opposta a quella che riferivo ai musicisti classici, opposta conseguenza, è che potremmo, come fanno i grandi jazzisti, prendere coscienza del fatto che il vero, autentico modo di rapportarsi alla parzialità dell'esperienza musicale non è quello di cercare di disegnare il suo rapporto con l'assoluto, con il tutto. È quello di piuttosto rapportarsi alla parte sempre finita, e poi vi dico un'altra cosina sulla parte finita che noi, come dire, incontriamo laddove incontriamo la musica. Rapportarsi a quella parte vedendola come irrealizzabile annuncio di una ulteriorità, e qui un po' più tecnica, nella radicale impossibilità di liberarsi da questa, come dire, vocazione all'ulteriorità. Ci sarà sempre una ulteriorità. Questo è l'unico orizzonte inoltrepassabile. Non c'è un orizzonte definibile, disegnabile, inoltrepassabile. L'inoltrepassabile è il fatto che ci sarà sempre un oltre. E cioè il jazzista vive la musica che si determina ogni volta come sempre costitutivamente incompiuta. Ma avete mai voi provato a riflettere su questa cosa? Che la musica ci fa toccare con mano, nessun'altra arte ce la fa toccare con mano con tanta evidenza, che noi, quando abbiamo esperienza musicale, sia da ascoltatori che da musicisti, non cambia niente, godiamo, in senso proprio, esteticamente, godiamo di che cosa? Di un'opera che è sempre incompiuta. Mentre ascoltiamo il nostro CD, o il nostro vinile, o il nostro iPod, noi godiamo della musica che stiamo ascoltando. Non abbiamo mai davanti l'opera compiuta. Quando l'opera si compie, c'è il silenzio, non c'è più. Quando ho davanti l'opera, paradossalmente, non ce l'ho più davanti l'opera. E devo premere il pulsantino repeat al massimo che mi fa risentire la musica. Io godo di una esperienza totalmente imperfetta. Fate a pensarci. Davanti a un quadro lo vedo tutto. Ce l'ho lì. Lo abbraccio. La musica non ce l'ho mai davanti nella sua forma compiuta. Quando si compie non c'è, cioè non si compie. Io godo di questa parzialità. Quando mai nella vita noi godiamo di esperienze parziali? Mai. Noi abbiamo l'ansia di risolvere la parzialità, di compiere l'incompiuto in ogni nostra azione quotidiana, lavorativa, ludica. Noi vogliamo sempre compiere un'azione, portarla a compimento. Lì abbiamo la soddisfazione che poi, come sappiamo, ci insegnano vari filosofi, vari poeti, procurerà una nuova insoddisfazione che ci farà andare avanti, il desiderio infinito. Ma noi vogliamo ogni volta compiere il percorso. Nella musica noi vorremmo che non si risolvesse mai.
Vorremmo poterla ascoltare all'infinito. Non vogliamo che si concluda l'opera quando ci piace, quando è per noi un'esperienza estetica vera. È un paradosso. È un modo d'essere totalmente innaturale rispetto alla norma. Quindi la parzialità con cui la musica si offre, lungi dall'essere un limite, il jazzista lo comprende questo, è una condizione di verità. E il jazzista è tale nella misura in cui suona ogni nota o l'ascolta anche lo stesso, come promessa di qualcosa che è sempre di là da venire. L'ulteriorità di cui parlavo prima. La nota è vera solo se rimanda all'ulteriorità. Per quello il musicista di jazz rovescia il platonismo che domina tutta la musica colta. Perché? Ma perché il musicista di jazz vive la condizione empirica, limitata e finita come modello, non come ciò che si deve conformare ad un modello ideale. Il modello diventa l'empirico, l'individuo. Chi è il canone nel jazz? Quell'assolo di Charlie Parker, quell'assolo, quel tema di Miles Davis. Quelli diventano, come dire, la teoria. Il jazzista si forma e impara ascoltando quella solo, non leggendolo spartito. Il testo, mentre nella musica classica potremmo dire che il testo è lo spartito, poi sì, uno può dire, ma no, ma cosa dice? C'è l'interpretazione del maestro Muti piuttosto che di Abbado, piuttosto che di Furtwängler, piuttosto che di... Sono inezie. La musica è Mozart, è la partitura di Mozart, non è... Quelle sono diverse letture del testo. La vera musica è quella scritta sullo spartito. Nessuna esecuzione sarà la vera musica di Mozart. Saranno modi diversi in cui la musica di Mozart si dà. Nel jazzista, nel jazz, lo spartito è un pretesto, non è un testo. Guai a leggerlo fedelmente lo spartito. Il vero jazzista è quello che tradisce essenzialmente quel testo, che legge quelle note, come sappiamo, come sa chi ha un po' di pratica di jazz, quelle note mai come sono scritte, deve sempre anticipare o posticipare, adesso lo ascoltiamo un po' se avete un po' di pazienza ancora, anticipa e posticipa, è sempre fuori tempo, correttamente fuori tempo, il vero jazzista. Due mondi totalmente antitetici, quindi. Non è che il jazz sia una sottospecie della musica del Novecento. Il jazz apre un altro tipo di esperienza musicale, che viene, qui chiudo perché l'ho fatta già troppo lunga, però adesso, mentre parlo di questo artista, questo musicista, ascolteremo tre frammenti musicali per esemplificare. Tutto questo viene esemplificato nella forma più alta, una delle forme più alte, dalla storia, dalla vicenda musicale di Miles Davis, che non è solo il mio trombettista preferito, questo sarebbe poco significativo, che ha detto anche lui cose importantissime, come spesso fanno gli artisti e i musicisti. Certo, è giusto studiare quello che dice Kant sull'arte, sulla musica, dice Hegel, figuriamoci. Dobbiamo cominciare, parlo per i filosofi, non per... a leggere cosa hanno scritto Beethoven, straordinarie, quando dice che vuole prendere il destino per la gola. Anche lui vorrebbe una musica che fosse l'eterno in quanto tale, libero dal tempo. E via dicendo. Miles Davis racconta di aver cominciato la sua vicenda musicale a 3 anni. Il primo ricordo, per lui decisivo, tutta la sua vicenda, è questo, ricorda nella sua autobiografia: la prima cosa che ricordo della mia infanzia è una fiamma blu che saltava fuori da una stufa accesa in casa sua a San Luis. Una fiamma chiara, dice Miles Davis,
come musica nella mente. E dice, provai paura quella volta, ma paura ma anche una specie di gioia selvaggia. 3 anni. E dice, forse quella volta ho avvertito, come dire, il bisogno di avventurarmi, dove? Dice lui, forse al limite di qualsiasi cosa possibile. La paura che provai fu come un invito, una sfida ad andare avanti dentro qualcosa di cui non sapevo nulla. E cos'è questo qualcosa? Il limite di qualsiasi cosa possibile. Che non è questo o quel limite. È per l'appunto l'irrisolvibilità di quella ulteriorità che sempre si presenterà e che per l'appunto non è qualcosa, è qualcosa di cui non si può sapere nulla, perché non è una cosa, non è un limite, è l'impossibilità di por limite a questo infinito superamento, a questo sguardo messianico del jazzista, oso dire. Il jazz è una musica, il jazz è una musica messianica. La quintessenza del jazz, non perché ci siano dei riferimenti, ma strutturalmente è un, mentre la musica classica ha una religiosità intrinsecamente cristiana, il jazz è una musica ebraica. È un messianesimo che non potrà mai riconoscere in nessuno il Messia. È sempre da venire il Messia, deve sempre venire. Blasfemo chi dice questo è il Messia. Significherebbe tracciare il limite. Ma il limite è ciò di cui non si sa nulla. Il limite ultimo. E ascoltiamo il primo brano, il Miles giovane, anni 50, che fa uno standard. When Lights Are Low. Ascoltare solo il tema, non serve da solo l'improvvisazione. In questo tema il jazz c'è tutto. Dal giovane Davis, negli anni in cui, questi sono gli anni in cui per la prima volta gli sembra di aver ritrovato l'esperienza giovanile, infantile, della fiamma sulla stufa, che è la sfida di tutta la sua vita. Quando, chiamato all'improvviso una sera sul palco da un tizio che si chiamava Dizzy Gillespie a suonare con l'orchestra di Billy Eckstein, dice, ecco, quella volta sono arrivato vicino a quel limite, ma non del tutto. Continuo a cercarlo, ad ascoltare e sentire quel qualcosa, cercando di farlo crescere dentro di me e nella musica che suono ogni giorno. Vicino. Mai l'avrà raggiunto, evidentemente. Mai l'avrebbe raggiunto. E se avete sentito, qui c'era una canzone famosa di quegli anni. Niente di particolare. Ma il Davis non ha fatto una nota o in battere o in levare. Tutte note spostate.
rispetto, se l'avesse letta un musicista classico, veniva fuori, non la canto per non farvi, ma insomma, tutta un'altra cosa. Ogni nota era già jazz, al di là di che poi faccia una bellissima assolo dopo, ma non è questo il punto. Quel tema che è sulla partitura, che lui ha letto, è totalmente reinventato, perché gli appoggi che dà sulle note sono tutti anticipati o posticipati rispetto al battere e al levare, non che sia in, come tanti che non sanno cos'è il jazz dicono, sento dire, il jazz è una musica sincopata, è una musica in levare, non è in levare, non è né in battere né in levare, è una musica che, come dire, anticipa sempre, preannuncia sempre. Perciò ogni vero jazzista, finito un brano, un assolo, l'unica cosa che può desiderare è farne un altro. Mai l'opera si è definita. Se è riuscito quell'assolo, gli farà venire voglia di suonare ancora, perché deve sempre andare in quella direzione. Impossibile, perché non c'è quella cosa, quella fiamma. È un limite impossibile. E qui l'abbiamo sentito solo attraverso una interpretazione di un tema. Ma sentiamo l'altro brano, qui siamo già negli anni 60, quando la struttura del brano comincia ad essere tutta messa in questione. La struttura anche dell'assolo, del modo in cui lavora sugli accordi. Anche qui, sempre anticipazione, anticipo e posticipo, continui, sempre più radicalizzati. Le varie cose, cosa possiamo notare? Qui c'è un uso esagerato del cromatismo. Sapete cos'è il cromatismo, no? Cioè non suonare le note della tonalità, ma suonare anche quelle che ci sono in mezzo, i semitoni. E, come dire, possibilmente mai terminando la frase nella nota principale dell'accordo, ma sempre suonare, potremmo dire questo, in questo modo, in modo obliquo. Il cromatismo è un modo per, anche qui, preannunciare dove si sta andando. E poi da dove si arriva, dove si va, smentire quello fosse il punto di arrivo. E spostare ancora magari di mezzo tono la nota. Un continuo gioco di disequilibri perfettamente equilibrati, che nella loro, come dire, perenne incompiutezza lasciano sempre l'ascoltatore con una certa ansia. Dicono la quintessenza del jazz. E dicono che cosa? Un senso radicale della libertà che il jazzista sperimenta in modo totalmente nuovo. Che non è la libertà del facciamo quel che vogliamo, evidentemente, ma è una libertà, come dire, che vive tutta, e quello che ho detto prima dovrebbe servire,
vive tutta nel modo in cui si lavora e ci si sospende sulla necessità della struttura armonica, della struttura tonale, della struttura del brano. La libertà è un continuo, come dire, ricavare nuove potenzialità da quei dati, da quei finiti, da quelle regolette. Spingerle sempre non in un oltre definitivo, in un oltre che ancora una volta si negherà sempre. E nella misura in cui si negherà, ci lascerà continuamente, come dire, sospesi. Dove però questa sospensione è il luogo stesso dell'estasi musicale, estetica. Tutto ciò consentirà a Miles Davis, alla fine, parliamo su quella, stiamo dopo, tra poco, un brano dell'ultimissimo periodo, l'ultimo disco che stava finendo, che poi non ha finito, perché è morto, dove sentite che ormai si rende capace di inscrivere nella propria musica le sonorità, i ritmi di tutte le altre musiche, della musica pop, della musica rock, dell'elettronica. Perché? Perché il jazz non è più uno stile musicale e basta. Diventa giustamente, a questo punto, un modo di rapportarsi ad ogni dato, ad ogni stile, ad ogni forma. Non è una forma, è un modo d'essere nelle forme. Sentiamo questo brano dall'ultimo CD che è Doo-Bop. Chiudiamo appunto rilevando una cosa, che insomma questo modo di esprimere la musica, dove capita bene la frequentazione della prossimità a quel limite, significa filosoficamente una cosa dal mio punto di vista straordinaria, una possibilità straordinaria. La possibilità di fare esperienza del rapporto più autentico e più enigmatico, che già risuonava nei miti di Orfeo e nei miti di Hermes, che è il rapporto tra verità ed errore, la questione della filosofia. Perché da quel punto di vista è evidente quella fiamma di cui parla Miles Davis indica che cosa? Quel limite a cui si può solo essere prossimi, mai abitarlo. E quel limite non è altro che la radicale, l'originaria indistinguibilità di verità ed errore. Indica l'originaria erranza della verità, che la filosofia, la grande filosofia, ha sempre intravisto. E che peraltro noi filosoficamente possiamo sperimentare solo nell'Apollinio, nella forma, cioè nel giudizio, cioè nella distinzione tra verità ed errore. Ma laddove frequentiamo queste distinzioni, che non possiamo fare a meno di frequentare, chiedendoci se questo è vero, se questo è falso, se questo è bene, se questo è male, dovremmo ricordare, e qui dico una cosa un po' così, jazzisticamente forse, che l'errore parla, che la verità parla solo nell'errore, nella sua erranza infinita.
che la verità forse, come diceva un grande teologo scienziato nel Medioevo, il grande Roberto Grossatesta, forse la verità è ciò che è tale solo se illumina la propria distruzione. Vi ringrazio. Abbiamo 5 minuti perché poi è tardi, è tardi. Grazie al professor Donà per questa sua lezione di ampio respiro, che ci ha offerto una prospettiva originale, unitaria dell'essenza della musica. Purtroppo anche questa sera ci sono problemi ferroviari e quindi non abbiamo molto tempo per gli interventi e discussioni. 5 minuti, forse 6, ecco. Possiamo raccogliere dei brevi, se ci sono, c'è la signorina con il microfono, se qualcuno vuole porgere sinteticamente delle domande, professore è ancora per pochi minuti disponibile. Sì, buonasera. Buonasera. Qua. Ali, bueno, grazie per l'esposizione, grazie mille, bellissimo. E bueno, anch'io come amante dell'arte, e, bueno, del jazz in questo caso che parlavamo di jazz, avrei un dubbio, non ho più che altro un dubbio. Cioè, come una filosofia così tanto fatta arte, come la definisco io, perché sempre, come lei diceva, non cerca il limite ma cerca sempre la domanda, quindi non la risposta se no la domanda, no? Questa voglia, perché le persone danno un'errata simbologia di questa percezione di musica, perché criticano il jazz come ai che noioso lei mi capisce, non so se mai le è capitato, no? E quindi perché c'è questa simbologia che viene data della percezione del jazz errata o noiosa, che io non capisco. Niente, grazie. Ma no, facciamo, se ci sono così, c'è una risposta generale, sintetica. Grazie. Volevo chiedere, a suo parere, il legame tra la musica e il liquido amniotico, che è il primo suono che sentiamo nella vita prenatale, nel momento in cui scattano tutte le fasi evolutive di differenziazione della persona, che mi sembra molto legato. Grazie. Buonasera. Quando lei parlava prima dell'armonia musicale come principio di tutto, mi ha fatto pensare al libro Le vie dei canti di Bruce Chatwin, proprio in riferimento agli aborigeni d'America che credono che il mondo sia stato creato proprio cantando, per cui ogni cosa esiste in quanto detta, in quanto cantata. Ecco, mi piacerebbe avere qualche sua considerazione. Grazie innanzitutto, belle domande che meriterebbero un'altra lezione, ma non posso. Allora, la prima, semplifico, non è solo così evidentemente, ma perché io credo che siamo ormai innervati di una forma mentis che è platonica, quindi facciamo difficoltà, un'enorme difficoltà a liberarci, per cui appunto tutto quello che ho detto sul jazz ci appare come una cosa da marziani. Perché noi la nostra vita la viviamo, non solo quando ascoltiamo la musica, platonicamente, pitagoricamente. Noi siamo quello. Il jazz è una chance nuova, non è facile, perché implica proprio, io credo, una obliquità che non ci è familiare.
o uno ha avuto le sue vicende personali per cui ha avuto modo di, ma non è un caso che solo da poco il jazz sia nei conservatori, ma comunque sempre in un ruolo così, e molti amici jazzisti che insegnano nei conservatori, ma voglio dire, è una cosa molto recente, ci vorrà del tempo prima che un certo modo di intendere le cose divenga, come dire, familiare, no? E quindi io credo che sia inevitabile scontare questa, no, difficoltà. La colpa di nessuno, poi uno potrebbe dire è colpa delle scuole, che no, sì, potrebbe dire tutto, ma al di là delle banalità di tipo sociologico che poi hanno una loro verità, credo che sia molto più di fondo la questione, appunto, no? Una forma mentis che ci rende difficile quel percorso. E per quanto riguarda invece il liquido amniotico, adesso io non parlo da scienziato perché non lo sono, ma credo che metaforicamente potremmo dire che è evidente, no? Quello potremmo assumerlo come una metafora, no? Di che cosa? Ma una metafora, come dire, di un'origine in fondo, no? Certo, eravamo già piccolini lì dentro, certo. Però in fondo io credo che al di là dei discorsi che poi si fanno anche adesso, delle discussioni, grandi discussioni, quando comincia l'individuo a essere individuo, no? Lì la bioetica si sbizzarrisce, no? Ma al di là delle risposte che possiamo dare, di quello che ha scritto anche Severino, no? Molto bello, ma al di là delle cose che, delle posizioni che possiamo avere, io credo che come per la musica cosmica, no? Io credo che quel discorso abbia un senso solo se l'assumiamo come metafora di un'origine mai esperita. Perché io credo che noi siamo solo laddove abbiamo coscienza di essere. Tutto il resto sono oggettivazioni. Noi parliamo del feto, parliamo della, no? Del minuscolo elemento che forse è già un individuo, forse non lo è, ma parliamone, cioè ne parliamo di queste cose, come di oggetti. Nessuno fa esperienza di questo. Sono cose che possiamo solo ricordare, ma dove il ricordo è ricordo non di un tempo determinato della nostra vita, ma è un ricordo originario. E allora certo, se questo ha un senso, e mi pare che abbia un senso, una lettura di questo genere, al di là dei discorsi scientifici che uno può fare, capire se c'è, d'altra parte c'è un mio collega De San Raffaele, che anche lui suona un po' il sax, ma che ha avuto un bambino poco tempo fa, e sua moglie appunto, faceva sentire, lui è anche un appassionato di jazz, per abituarlo bene, fin da quando era in pancia, musica jazz, perché sentisse bene, no? Ecco, a parte queste cose, poi, che possiamo dire quello che vogliamo, no? Sembrano poco così, poi alla fine, probanti, ma sono cose su cui si può scherzare, ma in realtà io credo che la musica abbia a che fare con il prima di ogni determinato, di ogni, come dire, coscienza d'essere. Certo. Ma allora a questo proposito mi riallaccio all'ultima domanda e l'amplierei. Certo, certo. L'inizio era il canto. Ma questo l'hanno detto in molti, e vi consiglio di leggere così anche le cose molto belle che ha scritto Otto, questo tedesco, studioso di mito, studioso di filosofia, che mostra proprio bene in un bel libretto che è stato pubblicato poco tempo fa, adesso non mi ricordo nel titolo, nella casa di, no, c'entra con le muse, adesso non mi ricordo, comunque, insomma, un bellissimo libro, in cui proprio anche lui ragiona proprio sul senso dell'origine musicale di ogni significato. Perché questa non è una cosuccia, uno può dire sì, anche gli aborigeni pensano, certo, anche lui pensa questo, ma il problema interessante è capire cosa implica attribuire alla musica la condizione di originante significato. Significa, adesso sarebbe qua, aspetta, un'altra conferenza, ma non possiamo farla, dico solo questo, significa capire, per esempio,
che allora non esiste. Non esiste in senso proprio una reale distinzione tra significato e fonè. Noi, ognuno ha la sua voce, il suo timbro, però poi ci riconosciamo nel senso di quello che diciamo, pensiamo di riconoscerci, più o meno cerchiamo di capire cosa si intende, cosa lei ha inteso, cosa io intendo, no? Cioè, ma in realtà io credo che, come mi è fatto venire in mente tempo fa, ho fatto una serata, abbiamo parlato cosa insieme con uno scrittore molto bravo, tra l'altro, mi piace, ma comunque intelligente, molto intelligente, Celati, Gianni Celati, che mi parlava, mi raccontava una sua idea di fare un lavoro dal punto di vista musicale, ritmico, sul Tractatus di Wittgenstein. Sì, beh, certo, è un testo filosofico che ha dei significati, che pone delle questioni, ma appunto io credo che se si può dire che forse, come molti hanno detto e sostengono, che all'origine il senso non si dava se non in un canto, se questo si può dire, bisogna capire prima di tutto cosa implica tutto ciò. Implica sicuramente che noi si cominci a mettere un po' in questione il primato del piano semantico, il primato del concetto, su altre determinazioni che comunque riteniamo importanti, più o meno, ma da ultimo secondarie, che hanno un loro peso, ma non centrale. Perché se, attenzione, il significato viene dalla musica, bisogna prendere la cosa alla lettera. Se la prima parola è suono, è canto, il canto ha questo di caratteristico, attenzione, su questo non ho parlato oggi perché ce n'erano mille cose di cui parlare, non potevo, cioè dovevo scegliere, no, ma attenzione che il canto è ciò che ci consente di pronunciare un significato, pensarlo, e mano a mano che cantiamo, negare sempre più radicalmente quel significato. Quel significato, alla fine, pensate tutte le forme di canto, anche appunto di tipo, che ne so, rituale, religioso, no? Sono forme in cui la ripetitività, alla fine ciò che si dice non è che non sia importante, che diventa altro. Allora, se la musica sta all'origine, forse è possibile, ecco, rapportarsi anche al significato, alla luce di quell'origine, in altro modo. E allora comprendere, per esempio, cosa può significare l'originaria insensatezza del senso. Che noi frequentiamo il senso, tutti, no? Per forza di cose. E cosa vuol dire che una formazione del genere potrebbe essere così, puramente gratuita, che il senso è l'assolutamente insensato, che può essere una frase ad effetto, ma che non è una frase ad effetto, che il senso che tutti noi frequentiamo è radicalmente insensato. Forse può voler dire che il senso, come dire, è il manifestarsi nella forma determinata dei significati, di che cosa? Di un ritmo. Una dimensione, qui sì, platonicamente, ma di questo Platone, in cui per l'appunto la relazione e le cose legate sono la stessa cosa. In cui io non posso avere a che fare con gli oggetti come se fossero disgiunti l'uno dall'altro. E tutti noi viviamo così. Pensiamo giustamente, da un certo punto di vista, di poter manipolare gli oggetti, di afferrarli, di separarli dal loro contesto. Tutti lo facciamo, anche quando siamo dei bravi ecologisti lo facciamo, non solo quando siamo dei violentatori della natura. Noi tiriamo via le cose dai loro contesti, normalmente le cose ci sono date a disposizione, possono essere prese,
Le relazioni possono essere, come dire, rotte, lacerate, ferite, tranquillamente. E se invece cominciassimo a pensare, qui, che ne sarebbe? Punto di domanda. Che invece la cosa non è distinguibile dalla sua relazione. Non è distinguibile. Anche laddove noi pensiamo di poterla distinguere e la trattiamo come entità autonoma ed isolata, sì da poterla, come dire, strappare via dal suo contesto, lo facciamo sempre. Forse sapere che in realtà non è così, anche se noi facciamo così, cioè sapere che il senso che noi diamo alle cose non è quello che appare, quello che noi diamo alle cose, e forse io credo che potremmo cominciare a fare della nostra esperienza un'altra cosa. Quindi lì chiaramente è una sfida, non ho detto nulla di cosa significhi io questo, no? Ma forse significa sicuramente allora fare della musica non una pratica specifica, che può essere praticata, come faccio anch'io, no? Ma fare della musica, anche qui, un modo di essere con le cose, con il mondo, che forse non conosciamo ancora. O, appunto, riusciamo a intravedere in certe esperienze, quelle estetiche, quelle di ascolto, che però viviamo come esperienze separate dalla vita. E se invece la vita stessa cominciasse ad apparire come musica, cambierebbe qualcosa? Beh, credo che cambierebbe tutto. Cambierebbe tutto, anche se apparentemente continueremmo a fare le stesse cose. Apparentemente, non è che non possiamo alzarci, prendere il bicchiere, no? Però forse questo senso apparirebbe nella forma della sua negazione. E questo, io credo, può implicare una trasformazione di tutto, tra le più radicali. Allora, grazie ancora al professor Donà, l'appuntamento domenica prossima è con un grande filosofo dell'arte spagnolo, Francisco Jarauta, che parlerà in italiano, ecco, specifico. Arrivederci. Thank you.